Grazie, buon pomeriggio a tutti. Marco Francese, direzione commerciale Seneca. Due parole su chi siamo. Siamo una travel management company, un'agenzia di viaggio che si occupa di business travel. In realtà, diciamo, abbiamo svariati modi. Spesso, quando sono arrivato qui, ho detto: ah, ma voi siete quelli che distribuite i post-it. In realtà, sì, distribuiamo anche quelli, ma quello che facciamo normalmente è gestire trasferte di aziende pubbliche e private. Questa è la campagna di comunicazione. Chi ci vede presente su diversi giornali di settore. Due parole su che cosa facciamo e poi provo a riprendere il discorso di Andrea in maniera differente. Abbiamo una collaborazione con l'Università di Bologna, con il Dipartimento di Scienze e Statistica, aperta su diversi progetti. Per fare cosa? Per studiare anche modelli alternativi di gestione delle trasferte. Vi faccio vedere come. Il nostro mondo, la travel industry, che sì, fa parte anche, diciamo, delle vacanze, quindi la crociera ai Caraibi piuttosto che la settimana in vacanza di questo periodo, diciamo, tutti stiamo aspettando le vacanze. In realtà ci occupiamo, diciamo, di gestire le trasferte. Vi farò vedere un paio di slide in cui in realtà le parole biglietto aereo Alitalia, catena alberghiera, biglietto ferroviario, competizione tra vettori ferroviari, in realtà non sono assolutamente presenti. Perché? Perché il nostro mondo è radicalmente cambiato. Noi adesso quello che facciamo è, in un mondo in cui i canali di distribuzione sono n.000, tutti quanti noi possiamo in qualsiasi momento del giorno e della notte, senza necessità di nessun intermediario, acquistare qualsiasi cosa sul mo magico mondo di internet. Quindi in realtà aziende come la nostra che cosa fanno? Come danno valore aggiunto al servizio, che oramai è diventato una commodity da svariati anni? Provano appunto a condire il servizio, a integrare i sistemi, quindi si parla di integrazione con i gestionali, stamattina sentivo parlare di SAP, provano a fornire delle soluzioni georeferenziate, sentivo parlare anche prima, georeferenziazione, quindi a individuare, a mappare le destinazioni ricorrenti per creare dei servizi che siano nei X metri o X chilometri vicino ai luoghi di lavoro o alle destinazioni comunque ricorrenti. Creiamo sistemi di prenotazione, gestione, rendicontazione, integrazione con note spese. In realtà l'apporto tecnologico è fondamentale nel nostro mondo. Ripeto, il servizio oramai è dato per scontato. Nessuno di noi parla più di sediolino dell'aereo mobile o di camera di albergo troppo piccola o troppo grande, se non ovviamente con un complain, quindi quando qualcosa non ha funzionato. Ma le aziende piccole, medie e grandi hanno necessità di gestire in maniera sempre più strutturata, sempre più nell'ambito di integrazione con gli altri sistemi e quindi, come raccontavamo anche prima con alcuni di voi, hanno necessità di gestire le spese travel e non più di subirle. Perché subirle? Perché in realtà il mondo è radicalmente cambiato diverso tempo fa nel nostro settore. Considerate che la travel industry è stata una delle prime aziende più innovative. Nel corso degli anni 60 si gestiva quasi in maniera online le prenotazioni aeree, quindi diciamo con anticipo rispetto a almeno 2 decenni sui sistemi di distribuzione, quindi sul web, sull'utilizzo di internet, un po' per tutte le altre attività. Quindi siamo un'azienda, un settore particolarmente dinamico. Negli ultimi anni è cambiato radicalmente l'approccio con la distribuzione. Ripeto, tutti assolutamente possiamo acquistare qualsiasi cosa e soprattutto è cambiata la dinamica dei prezzi. Fino a relativamente pochi anni fa tutti noi ci sentivamo particolarmente comfortable, passatemi la parola non italiana, nel conoscere una media di prezzo degli alberghi di Milano piuttosto che un prezzo per andare da A a B, che poteva essere Roma a Milano o Milano a New York. Oggi non è più così. Oggi si può andare da Milano a Londra pagando 99 centesimi o 8.000 euro. Si può viaggiare in treno pagando 9 euro o 116 euro. La tratta è la stessa, il sediolino è esattamente lo stesso. Cambia la dinamica di pricing. Perché? Perché in realtà i fornitori primari di servizio hanno radicalmente cambiato la logica di pricing e quello che diceva Andrea. Si parla di revenue management, di yield management.
in realtà chi vende il servizio, non chi lo intermedia, ma chi vende il servizio decide al momento di ogni singolo vendita, acquisto ovviamente da parte nostra, qual è il, anche qui passatemi il termine televisivo, il prezzo giusto. Quindi il prezzo giusto per massimizzare il profitto in quel singolo momento. E questo in realtà spiega perché sul treno in cui probabilmente siete arrivati voi qui, o sull'aereo che avete prenotato tra una settimana, o sulla camera d'albergo dove avete pernottato, il prezzo non è lo stesso. Il prezzo non è lo stesso, e in realtà le variabili sono indipendenti. Le variabili sono indipendenti dal potere contrattuale di qualsiasi tipologia di azienda, sia intermediaria sia diretta. Qual è il contributo nostro alla giornata? Sto accelerando, so che non siamo. Qual è il nostro contributo, diciamo, alla giornata? Perché siamo qui? Perché in realtà già da un po' di tempo abbiamo, anche grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna, abbiamo provato a combattere questo yield management e a provare a dare delle soluzioni diverse di gestione del pricing, che in qualche modo rispondessero ad esigenze che già esistono in tantissime altre aree di business. Pensiamo all'acquisto di energia per le grandi aziende, o pensiamo anche all'acquisto consumer, quindi lato, diciamo, nostro privato dell'acquisto, per esempio, del provider, della scelta e dell'acquisto del provider di servizi internet a casa. Siamo tutti, diciamo, abbastanza. Siamo tutti, diciamo, abbastanza, gestiamo in maniera tutti abbastanza semplice l'acquisto di internet a casa con una tariffa flat che in qualche modo è specchio di una nostra scelta. Io decido il 1 gennaio di pagare sempre la stessa cifra ogni mese, indipendentemente dal prodotto che utilizzerò, dal servizio che utilizzerò. L'esempio classico che facciamo è: io so il 1 gennaio che per tutto il mese di agosto, dove probabilmente sarò in ferie, decido di pagare quegli X euro al mese, ben sapendo che non utilizzerò neanche un giorno di quella connessione. Abbiamo provato, diciamo, a mettere insieme più elementi da diversi mondi e abbiamo provato a sviluppare un solido modello matematico-statistico che in qualche modo prova a dare delle soluzioni differenti di gestione, individuando appunto anche nel nostro settore delle tariffe flat per determinate categorie di servizi, e soprattutto non solo flat, ma valide per 12 mesi. Processo particolarmente complesso che è stato, diciamo, a cui siamo giunti dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, e assolutamente, diciamo, innovativo. Sentivo parlare stamattina di innovazione. In realtà sì, siamo particolarmente fieri e orgogliosi di svariate aziende che oramai, diciamo, hanno cominciato a seguirci in maniera pionieristica circa 3 anni fa su questo terreno, e che continuano a seguirci e continuano ad adottare le nostre soluzioni. Che cosa facciamo? Studiamo il comportamento aziendale, individuiamo gli obiettivi, che anche qui smentisco una delle cose dette stamattina, non sono sempre solo di saving, perché soprattutto nel nostro settore, dove per decenni si è subito un mercato piuttosto che gestirlo, una delle prime esigenze è quella di capire cosa si sta facendo, accentrare tutto in un'unica piattaforma, che in qualche modo dia dei dati sicuri, certi e soprattutto, diciamo, veri. Oltre, ovviamente, chiaramente, a una gestione di un saving, una gestione di un saving, questo deve essere il birramisù, scusatemi, a una gestione, ovviamente, diciamo, e alla ricerca del saving. Quello che abbiamo fatto è provare a armonizzare la gestione, individuando appunto, dopo un attento studio di quelle che sono le motivazioni del viaggio, le analisi, la policy e gli obiettivi, provare a definire, vi stavo raccontando, una griglia tariffaria di pochi valori certi e variabili e immutabili per i 12 mesi successivi. Che cosa è successo? È successo che in questi 3 anni, ripeto, diverse aziende hanno cominciato a seguirci, e quello che volevo raccontarvi è che cosa, dove siamo adesso. In un momento, diciamo, particolarmente critico di mercato, dove
non è vero che si viaggia meno, ma è vero che si viaggia in maniera diversa. Anzi, gli indicatori dicono che si viaggia molto di più. Se un'impresa delocalizza e quindi sposta un impianto in uno dei paesi che abbiamo visto oggi, in realtà è vero che da un punto di vista, come dire, di comunicazione domestica, ci sono delle difficoltà su quel nostro mercato, ma in realtà da un punto di vista di travel, quindi di gestione di aziende come la nostra, il business aumenta, perché ovviamente se prima viaggiavano solo determinate figure, adesso con la delocalizzazione cominciano a viaggiare non soltanto i vertici e quindi il top management, ma con la delocalizzazione di molte aziende cominciano a viaggiare moltissimo tutti i livelli aziendali, anzi soprattutto diciamo i livelli, tra virgolette, passate il termine, più bassi, quindi gli operai e i tecnici che devono in qualche modo travasare competenze in mercati completamente diversi. E quindi che cosa, il nostro modello come si interfaccia con tutto questo e con una policy sempre più restrittiva. Immagino che in tutte le vostre aziende negli ultimi anni siano cambiate le policy e siano diventate, presumo, un po' più restrittive, dalla prima alla seconda classe in treno o diciamo i livelli, come si chiamano adesso i livelli, da una business class aerea a un livello intermedio, diciamo, tra business e economy che prima non esisteva, a un economy. Quindi diciamo stanno cambiando tante cose. Chiudo nel dire che il modello si adatta a questi mutamenti e le tariffe che noi individuiamo sono esattamente lo specchio della policy, quindi possono essere n.000 a seconda, diciamo, della policy, possono aiutare a controllare il saving e a indirizzare l'azienda verso comportamenti più virtuosi. Grazie.